A Centrosuono il weekend, lo sapete, è sempre ad alto tasso fashion, e se parliamo di moda, di stile e di bellezza, quest'anno ne parliamo con una new entry. Eh sì, quest'anno ci siamo avvalsi di una bella ragazza, proprio lo dobbiamo dire, bionda e sempre fashion. In pratica è una Barbie, infatti lei è conosciuta nell'ambiente proprio come Barbie Laura. Allora, buongiorno Laura, ci sei? Sì, buongiorno a voi, come state? Noi tutto bene, Laura. Allora, benvenuta nella squadra di Centrosuono. E cosa dirti? La passerella è tutta tua, di cosa parliamo per questo primo appuntamento? Allora, io per questo primo appuntamento direi che parliamo di Venezia, del Festival del Cinema che si è tenuto, diciamo, pochissimo tempo fa. Ma tanto, noi siamo qui a Roma, siamo quasi pronti per il nostro Festival del Cinema di Roma, quindi va bene. Esatto. E quindi direi, il trend è: come ti vestiresti se dovessi andare su un red carpet? E non è una domanda facile, perché ovviamente se ti dovesse capitare di andare su uno dei red carpet più famosi, diciamo che l'ansia un po' ti sale, perché non è facile. Anche perché di strafalcioni ne vediamo tanti, insomma, di strafalcioni. Esatto, di stile. Tantissimi. A me questa cosa è capitata, quindi è stato molto difficile scegliere quale abito indossare, anche perché la tensione è al massimo. Quindi qual è il tuo consiglio? Il mio consiglio, in realtà, sei su red carpet, quindi devi essere al top, anche con una piccola punta di esagerazione, perché non ti capita tutti i giorni di calcare una passerella del genere, quindi certo, devi farti notare. Sarebbe meglio se uno si facesse notare per l'eleganza e per la bellezza dell'abito, della postura e tutto quanto. Però dico, anche se ti dovessi far notare perché hai un abito molto scenografico, molto pazzesco, va bene uguale, ci sta, dai, è un red carpet, sei su una strada. Laura, però non c'è il rischio che a volte per farsi notare si cada poi, ecco, nel cattivo gusto? Guarda, assolutamente sì, ovvio che quando uno osa c'è sempre questo rischio. Però esageriamo con delle piccole cose, non lo so, il colore dell'abito per esempio, non una scollatura super esagerata, uno spacco inguinale, cioè che lì poi perché poi lì diciamo si scade un po' dalla parte volgare, cioè, rimanendo sempre nell'eleganza, ma con dei dettagli, non lo so, un copricapo strano, delle scarpe super luccicanti, pure dato il colore, secondo me, il colore dell'abito che deve essere esagerato e non uguale, non lo so, un giallo fosforescente per dire. La cosa è esagerare un pochino, cioè, quindi andare al di là di quello che sarebbe la tua normalità. Quindi io direi per le nostre ascoltatrici su red carpet, esagerate pure, però sempre con gusto, no? Con gusto, e poi per non sbagliare, esatto, a questo punto lo possiamo dire, certo, no? Certo, seguite andate sempre su i consigli di Laura sul suo sito barbilaura.com. Grazie Laura. Grazie a voi, un bacione. Centrosuono 101.3.